E quindi ha cercato di nasconderlo e di non dire nulla. Ma dopo 4 anni andò dal maresciallo a dire tutte le cose secondo lei, perché anche il figlio, dice anche mio figlio, apparteneva all'onorata società, dice tutte le sere, perché allora evidentemente dovevano ripetere un rituale, dice lui con un quaderno si ripeteva il rituale. E secondo lei disse, secondo me sono stati Tizio, Caio e Sempronio, perché in quei giorni erano sempre insieme e quando è uscito doveva andare a trovarli. Però in questi 4 anni che cosa è accaduto? Che questi se ne sono andati in America, perché Sì. in America c'era un altro folto gruppo del luogo che si era stabilito. Altri parenti, fratelli in America che avevano il traffico di alcol al tempo del proibizionismo. E poi la cosa che ho scoperto pure, perché vedevo tante persone che andavano e venivano dall'America, mi sono chiesto: ma se un viaggio così lungo, in pochi anni uno va e viene, ci voleva almeno un mese oltre, in più poi dovevano rimanere là, la quarantena. Quindi c'era tanto i tempi erano molto lunghi. Loro facevano, questi che andavano in America facevano anche il traffico di oro italiano. Nel formaggio, quando lo componevano, mettevano l'oro dentro, arrivati là lo rivendevano, facevano dei mesi di lavoro e dopo un anno, circa un anno, ritornavano per programmarsi un'altra partenza. E quindi quando il maresciallo ha avuto questa dichiarazione, queste persone si trovavano già in America. Eh sì, tra l'altro, sempre guardando con gli occhi del contemporaneo la vicenda, forse questo è un vizio originale, questo qua. E stiamo parlando di un periodo in cui il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso non esisteva, non era contemplato. Solo 60 anni dopo, 50-60 Non anni era dopo, contemplato, però i processi c'erano. i processi c'erano, però era un altro tipo di imputazione. E nel libro si scopre che quello che è frutto di una sentenza di un processo avviato nel 2010, il processo crimine, era già una realtà consolidata, ovvero l'esistenza di una struttura verticistica a livello provinciale con 3 mandamenti. Perché a un certo punto pare che è realtà, è storia. I protagonisti a un certo punto, per decidere questo omicidio, si rivolgono al capocrimine, che era un 'ndranghetista di Reggio, il quale dà il suo placet, fondamentalmente. In un primo momento non lo dà, che ha detto che veniva lui a Bruzzano per parlare personalmente con Iozzo e lo fece per ben 2 volte, solo che Iozzo per ben 2 volte aveva promesso che non infastidiva più Don Ciccillo e compagnia, ma poi continuava lo stesso. E quindi loro sono ritornati a Reggio da Don Michele e dissero che questa cosa a questo punto bisognava farla, l'omicidio bisognava farlo. A questo punto lui non ha battuto ciglio e ha detto fate quello che dovete fare. Quindi la terza volta loro sono ritornati, hanno organizzato questo omicidio.